Salve a tutti ragazzi e ragazze, allora scusate il mio capello un po' così, ma il lavoro che faccio mi obbliga a tenere le cuffiette in testa e ho sempre i capelli disordinati. Allora, vi voglio parlare oggi dell'acquisto che ho fatto da Hobby Creativi. Allora, due cosine. Allora, uno già avevo acquistato da questo sito e comunque è uno tra i siti che io adoro perché fatto l'ordine, evadono gli ordini in pochissimo tempo, cioè quasi immediatamente. Quindi è un punto a favore di questi siti che sono molto corretti. Secondo, il fatto che mi spedisce con la GLS, il Corriere GLS, che io ce l'ho a 500 metri da casa. Infatti, questa mattina sono andata a vedere la traccia del pacco, ho visto stava in sede, gli ho detto fermi tutti, non gliel'ho data al Corriere perché me lo venga a prendere da sola. Quindi sono alle 8:30, ho chiamato alle 8:35, stavo lì da loro e ho preso il mio pacco. Allora, che cosa ho acquistato? Ho acquistato l'envelope box 123. In poche parole è una versione leggermente diversa dalla envelope box. Questo è il pacchetto. Leggermente diversa dall'envelope box normale. In poche parole, questa envelope fa buste, fiocchi e scatoline in tre versioni, in quattro versioni: small, medium, large e extra large. E la cosa che più che altro mi ha colpito, perché io volevo prendere l'envelope box, quello normale, però guardando i video su YouTube ogni tanto cioè, vedevo la gente che faceva ovviamente doveva marcare le linee e non gli bastava l'envelope perché finiva. Allora, adesso invece io vi faccio vedere perché oltre che questo ho detto, insomma, a queste quattro taglie non c'è bisogno di stare lì a sbattere la testa per vedere le misure e quant'altro. La sto aprendo davanti a voi perché ho detto l'ho presa proprio ora ora. E in più, in poche parole, ha un piccolo righello, così vogliamo dire più lungo, che ci permette di fare le nostre come si dice? Loro dicono punch. Vabbè, la piega, io lo dico in italiano. Ecco, ho visto 3 milioni e mezzo di video americani e 3-4 di quelli italiani. Quindi sono veramente scioccata. Credo di aver visto video americani, video tedeschi, video di tutte le geghe. A un certo punto non sapevo più che lingua dovevo parlare io. Già non parlo bene italiano il mio, no? Figuriamoci dopo che ho ovviamente visto e sentito tutti questi video in lingue straniere. Ecco, ce l'ho fatta. Intanto chiacchieravo. Allora, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto la envelope box 123 è così. Ha questo sportellino. Ora ve lo apro. Che si apre così. Vedete? Qui ci sono tutte le misure, sia per le buste, sia per i fiocchi, sia per le scatole, con le misure in inci. Però c'è una scheda supplementare, che è questa qui ed è adesiva, che invece ha tutte le misure in centimetri. L'envelope box ha sia le misure in inci qui sopra, sia qui non si vedono, ma c'è un altro centimetro qui sotto. E che dove ci sono, ecco, le misure in centimetri, quindi si possono utilizzare tutte e due. Sicuramente utilizzerò più quello in inci che quello in centimetri per un motivo, perché comunque, come ho detto, di video esplicativi, di video tutorial ce ne sono molti americani e quindi loro danno le loro misure in inci. Anche se poi ho visto che qualche americano probabilmente ha capito che noi italiani seguiamo europei o quello che sia, seguiamo i loro video, ogni tanto qualcuna si degna sotto di scrivercele in centimetri. Allora, quello che volevo farvi vedere, adesso la chiudo perché sennò me la do sul muso, è questa qui. Questa cosa mi ha attirato. Allora, quando si fanno ovviamente le pieghe,
con questo attrezzino qui, che è la pieghetta, perché si chiama pieghetta, mi sembra. In poche parole, l'altra, l'envelope normale finiva qui. Quindi spesso bisognava fare le pieghe seguendo ovviamente la prima parte. Quindi se utilizzavamo un foglio grande, ovviamente l'ultima parte non c'era la piega. Siccome servono queste pieghe anche nella fine, perché ogni volta che si gira il foglio per fare le altre pieghe serve il punto di riferimento, diciamo che insomma era un po' scocciante. Anche se hanno risolto questo problema, ma non hanno risolto quello della larghezza. Comunque, vabbè, poi sicuramente faranno un'altra envelope più larga, oppure con un centimetro che esce pure di fuori da qui, perché qui ad esempio arriva fino, anzi, tutto sommato la envelope questa qui arriva fino a 15 centimetri. Arriva fino a 15 centimetri, invece l'envelope normale mi sembra 13, quindi già abbiamo 2 centimetri in più. Comunque, adesso io ovviamente dovrò vedere come funziona. So che ha di differenza anche questo dove c'è il punch, dove si pancia, perché ha due angoli. Uno serve per fare arrotondare le punte come la envelope normale, l'altro invece fa dei taglietti per chiudere le scatoline. La parte superiore a incastro, quindi questa è un'altra cosa in più che ho visto la differenza tra uno e l'altra, fino a che poi ovviamente Federica mi avrà odiato perché ho cancellato prima un ordine, poi l'ho ripreso, poi l'ho rimesso, poi fino a che alla fine mi sono decisa. Tutto questo è anche corredato da questo libricino, veramente carino. Questo libricino ci fa vedere in poche parole che cosa si può realizzare con questa envelope board? Allora, le buste ovviamente di varie dimensioni, quadrate, rettangolari e quant'altro, con sia a busta che ovviamente con lo spessore per poterci inserire qualcosa un pochino più largo, quindi non so se uno ha un regalino, lo vuole fare, insomma, viene più che una busta piatta, viene una bustina con dello spessore. Poi, cosa abbiamo? Io lo sto aprendo con voi, quindi i fiocchi, lo stesso, i fiocchi ci sono i fiocchi di misure diverse, dallo small, come abbiamo detto, all'extra large, quindi faremo anche dei fiocconi o dei fiocchini. E qui spiega tutto ovviamente come funziona. Poi abbiamo le scatole. Ecco qua quello che vi volevo far capire, non so se si vede. Le scatoline hanno questo incastro, cioè una parte di quel del punch sopra fa proprio queste lunette per incastrare la scatolina sopra senza dover stare lì a scocciare e quant'altro, quindi se non ci vuole mettere niente lo può fare tranquillamente senza tanti problemi. Poi, ok, qui fa vedere la busta normale, quella lineare loro la chiamano, quindi la busta classica. Poi c'è lo schema per fare queste scatoline qui, fatte così come porta confetti, queste cosine così. Poi c'è la coin envelope, questa qui, che è una sorta di bustina rettangolare dove dentro ci si possono mettere, ad esempio, anche chi fa scrapbooking, le card o qualcosa anche carina come bustina, ad esempio a Natale io ai miei nipoti, ne so, do dei soldi, anziché dargli, ne so, la busta brutta e anonima, glielo metto dentro una bustina creata da me. E poi c'è il file folder cards. In poche parole è quella sorta di cartellina dove dentro uno ci può mettere dei documenti, dei fogli, bollette. Ad esempio, ho pensato di utilizzarlo per le bollette. Così io, che ne so, le bollette, la luce, il gas, e poi faccio un piccolo contenitore e ce le metto dentro. E questo è l'ultimo.
Comunque, è molto carina, è versatile, adesso dovrò provarla e appena l'avrò provata vi farò vedere che cosa combinerò, perché adesso mi servono delle scatoline per i gioielli, ed ho visto un sito italiano, cioè un sito, un canale italiano che li fa, e quindi poi quando farò il video vi metterò sotto il link del canale, perché questa ragazza è una scrapper, fa anche gioielli e ovviamente ha pensato di aiutarci nella realizzazione di alcune scatoline proprio per metterci dentro i nostri gioielli. Allora, adesso io vi lascio perché vado ad utilizzare l'attrezzo e poi vi farò sapere. Se non mi vedete per qualche giorno è perché sto direttamente, cioè io quando mi prende questa fissa starò lì davanti alla mia punch board e non uscirò più di casa, no, anzi devo andare al lavoro tra poco. Va bene, un bacio e poi vi faccio sapere i risultati.